Fratelli bianconeri, non buonasera a tutti voi per queste penultime pagellazze della stagione 2023-2024. Un campionato che sta finalmente volgendo al termine, che finalmente ci toglierà tanti sassi, perché io quest'anno credo di avere bevuto veramente tanto veleno, che, come dicevo prima in live, non credo che sia quantificabile in litri. Tanta rabbia per parole buttate al vento, tanta rabbia per gesti, azioni, per quello che si è fatto. Purtroppo ci siamo dovuti infatti andare bene anche se non volevamo, ma per fortuna è finita. E non vi nascondo la mia gioia stasera nel non aver visto più sulla nostra panchina Mamontero. È stata una gioia, è stata una bella soddisfazione. Io poi, che sono un amante di giocatori come Montero, tutta grinta, rabbia, certo, la domanda viene spontanea: che cosa avrebbe potuto fare questa Juventus qui con Montero? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, però io credo che per Paolo sia una grande soddisfazione il pareggio di stasera, per come è venuto. Ora, partiamo da un presupposto: non ho nessuna intenzione di fare analisi della partita, perché la partita per me non vale nemmeno un'analisi, cioè una partita d'allenamento, lo sapevamo anche prima. Però io confidavo nel fatto che la Juventus non volesse fare perlomeno una figuraccia. Ci siamo andati vicino, perché essere in svantaggio 3-0 ti ha fatto fare dei cattivi pensieri. Poi che cosa è successo? Che Thiago Motta ha fatto un pochino respirare i suoi giocatori e Montero è passato dal 3-5-2 di allegriana memoria a un 4-3-3 praticamente esplosivo in avanti, della serie appena abbassi le armi io ti vengo contro. La Juventus riesce a ribaltare quasi il risultato, lo riprende 3-3, finisce una bella partita e chissà che il lungo abbraccio che c'è stato sia all'inizio della partita ma soprattutto dopo la partita, alla fine c'è stato un abbraccio perlomeno di 15-20 secondi tra Montero e Thiago Motta, chissà che non sia il passaggio del testimone. Io personalmente credo che dovremo aspettare un'altra settimana, 6 giorni, perché tra 6 giorni ci sarà Juventus Monza. Non credo che il Bologna permetterà a Thiago Motta di dare la notizia di conferma o non conferma prima della fine del campionato. Anche se devo dire che in caso di ulteriore conferma di Thiago Motta sulla panchina, probabilmente forse il Bologna l'avrebbe già detto. Detto ciò, però, finché non arrivano le ufficialità bisogna aspettare. E quindi adesso andiamo con le pagellazze che devo dire ci sono diversi da Zatterone stasera. Il Zatterone non è ancora salpato, perché il Zatterone salpa alla fine della stagione, ma stasera sopra ci mettiamo più di uno. Allora, Szczęsny, partita da 6, miracolo sulla palla che dà il calcio d'angolo al Bologna, ma poi subisce il gol dal calcio d'angolo, non colpa sua, partita da fine stagione per lui, anche se fino a un certo punto, visto che ne ha beccati 3. Però a proposito di questo, prima di andare avanti, voi pensate se stasera la Juventus avesse vinto 4-3? Chiudete gli occhi un attimo e pensate al 4-3-3 come modulo, e che tu stasera avessi vinto la partita 4-3. Ci saremmo divertiti di più?
Oppure era meglio vincere 1-0 di allegriano memoria di corto muso con delle partite indecenti e ignobili? Gatti, 5. Montero non si fa dei problemi, non è la partita di Gatti, lo si vedeva in sofferenza fisso, stasera Gatti da il zatterone. Cambia tutto, Montero al 70esimo rivoluziona completamente la squadra, la sua sostituzione ci stava tutta. Bremer, se Gatti è da il zatterone, Bremer stasera è da catapulta assoluta. La partita impresentabile, stasera Bremer ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare e anche di più secondo me. Veramente non ne ha azzeccata mezza, la catapulta sempre in funzione. Alla quale catapulta sopra ci metto anche Danilo con lo stesso voto, 4 tutte e due. Veramente partita da dimenticare per entrambi, veramente. Cambiaso, poca roba. Si vede che ancora gli pesano le lacrime dalla partita della Coppa Italia vinta, visto che si è messo a piangere. Probabilmente gli pesano ancora quelle, stasera partita anche per lui piuttosto da dimenticare. 4,5. Miretti. Io su Miretti vorrei aprire un capitolo, vorrei cercare di capire questo giocatore che cosa può darci, perché io francamente continuo a pensare di volerlo vedere con un altro allenatore, questo ve l'ho sempre detto. Ciò non toglie però che io continuo a non riuscire a vedere in questo ragazzo un qualcosa che mi faccia pensare per il futuro, non so perché. 5. Rabiot, 5. Anche il capufficio stasera parte un tiro nel secondo tempo con un triangolo ben ordito, diciamo così. Ma per il resto poca roba anche il capufficio stasera, veramente poca. 5. Illing Junior, 5,5. Cerca di darsi da fare, ma come dico sempre, ha doti più offensive che da terzino. Per cui ha fatto quello che ha potuto fare, ma certamente non lo critico il ragazzo. Andrà via? Probabilmente sì, probabilmente sì. Chiesa, io gli ho dato 6,5. Meritava di più? Qualcuno ha detto, non lo so. Io però non voglio andare oltre il 6,5 perché secondo me comunque nel primo tempo è stato discretamente inguardabile, discretamente. Secondo tempo decisamente in pompa magna, ma soprattutto il meglio di sé l'ha dato quando Montero gli ha detto che al 60esimo minuto della ripresa non lo toglieva. E lui da quel momento lì è salito in cattedra. Chissà come mai il facente funzioni di prima lo toglieva sempre al 60esimo. Ma misteri. Vlahovic 5. Chiaramente dopo l'esplosività e il gran gol segnato con l'Atalanta si è preso una serata di riposo. Non crocifiggiamolo. 5. Il Diz 7. Montero lo mette al fianco di Chiesa e escono i botti. Incredibile. Incredibile che sia così. Lo voglio con il numero 10 la prossima stagione. 7. UEA 6. Partecipa. Questo giocatore deve dare però molto di più di quel che ha dato quest'anno. Deve dare molto di più di sé. Ripeto, quest'anno è stato fatto giocare diverse volte anche in un ruolo che non è il suo. Non ha potuto dare forse quello che può dare. Ciò non toglie però che deve dare di più. Deve dare di più. Alcaraz 6. Non so che fine farà il ragazzo. Lui ha detto, ha aggiunto lì che vorrebbe rimanere. A me personalmente è un giocatore che non mi dispiace, ma allo stesso tempo quest'anno non è che ha lasciato dei grandi segni. Si vedrà cosa deciderà Giuntoli. Milik 6,5, punizione fantastica, bellissima, anche se leggermente deviata da un giocatore del Bologna, però tiro veramente bello. Entra bene in partita, la sua assolutamente la fa. E per ultimo Fagioli. A Fagioli quanto gli do? A Fagioli gli do 10. Sapete perché gli do 10? Gli do 10 perché è rientrato, aveva voglia di giocare e noi come tifosi avevamo voglia di rivederlo. È un ragazzo giovane,
Speriamo che questa lunga lezione gli sia servita per capire gli sbagli che ha fatto, perché questo è un giocatore importante, ragazzi, e dobbiamo tenercelo stretto, esattamente come Yıldız, esattamente come qualcun altro che non è con noi, tipo Sulé. Sono tre giocatori sui quali penso che Giuntoli si focalizzerà e penserà attentamente il da farsi. Però Yıldız, secondo me, diventerà un giocatore spettacolare e sicuramente un giocatore molto, 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 molto buono. Sicuramente diventerà Fagioli. Detto ciò, signori, vi saluto, vi auguro la buonanotte e ci vediamo con le pagellazze e la live reaction la prossima settimana.